ce l'abbiamo fatta anche stamattina siamo insieme come sempre da prendere da mettere un altro mattoncino sulla costruzione che stiamo facendo un altro pezzo della parola del signore in modo che noi abbiamo un quadro chiaro man mano che si sviluppa la nostra casa cresce abbiamo sempre un controllo che continua ad essere accertato che ogni pezzo venga dalla parola del signore perché quando viene dalla parola del signore sappiamo che materiale buono eh? collaudato nei secoli ha retto a tutte le intemperie sappiamo che è nei secoli al sempre retto e si prolunga nell'eternità vuol dire che stiamo costruendo una casa che regge, posizionata sulla roccia che è Gesù Cristo, allora possiamo arrivare fino al cielo. Non sarà una casa come la torre di Babele che arriva a un certo punto e non si capisce più. No, più costruiamo in questo modo e più comprendiamo. Perché? Perché c'è l'intervento di Dio che attraverso lo Spirito Santo egli ci fa sviluppare, ci fa crescere e possiamo arrivare fino dove? Non come la torre di Babele, forse 50 metri, forse 60, non sappiamo. Arriviamo fino al cielo, al settimo cielo, nel paradiso, ma per quanto tempo? Per tutta l'eternità. È una casa che funziona. Ebbene, stamattina, prima che il fratello... Frank stamattina ci canterò un canto, non appena abbiamo letto, in modo che portiamo avanti sia nella lettura, e anche i canti ci hanno dei messaggi. Quante, ogni canto ha un messaggio, e noi vogliamo approfittare per far diventare nostro quello che possiamo costruire. Quello che è importante è che è materiale autorizzato da Dio, eh? dato da Dio, come dire, voi volete fare la casa, io vi do il materiale, ve lo do io come deve essere e noi lo mettiamo insieme e collaboriamo insieme con il Signore. Stamattina leggiamo insieme un passo molto importante che si trova nel, nell'epistola agli Efesini, nel capitolo 2, verso 4 che leggiamo insieme segnati questi versi, te li scrivi, poi te li vai a leggere. La cosa bella è che quando tu ascolti la parola del Signore, in qualsiasi momento, ti ricordi, la vuoi cercare, la trovi. Se per caso non hai il Nuovo Testamento, ti voglio ricordare che noi lo abbiamo, te lo mandiamo gratis, in modo che tu lo puoi leggere. Vai là e prendi informazioni. Vedrai che troverai esattamente molto di più di quello che riceve in una volta, perché la parola del Signore ogni volta che vai a leggere lo stesso verso ti si amplia, diventa una parola amplificata perché lo Spirito Santo aggiunge tante cose che non conosci prima, non puoi dire. Molte volte si va nella chiesa e. Eh, le persone stanno così, dicono, ma io già so tutto, manca l'interesse. Quando c'è l'interesse e la presenza dello Spirito Santo ci accorgiamo che c'è molto, molto di più di quanto pensiamo. Dato che ci siamo un po' appiattiti ultimamente, succede che il pastore con il membro leggono lo stesso vocabolario, lo stesso dizionario la stessa chiave biblica e di conseguenza parlano lo stesso linguaggio e dà l'impressione che non si è interessati ma non è così la parola di Dio ogni volta ci arricchisce guardiamo cosa dice ma Dio virgola quando tu leggi le epistole di Paolo Paolo ha un modo di esprimere speciale come si esprime troverai spesso nelle sue lettere, ma Dio, ma Dio, ma Dio, cioè Lui taglia come se tagliasse: fino a qui abbiamo fatto noi, adesso è entrato Dio. È entrato Dio nella mia vita. Si prospetta diversamente, si vede tutto nuovo, un altro modo, il passato. Ormai è frantumato, non serve, quello che serve è di continuare. Ma Dio, qui che dice che cosa è Dio? Dio che è ricco in misericordia, Dio è un grande investitore, è un socio di maggioranza, lui ha tutto e vuole investire su di noi, è ricco in misericordia e ci ama per il grande amore del quale ci ha amati, ah, ci ha amati, che cosa vuol dire? Ma Dio, guardiamo nel verso 5 che cosa ci dice, così lo guardiamo bene insieme, Michele mi metti verso 5, anche quando eravamo morti nei fale dei peccati, dove investe Dio? Investe sopra un morto, ma Signore aiutaci, eh? noi investiamo sui vivi, sulle cose già fatte. Dio investe sui morti. E guardate come fa. Dio è ricco, investe e investe su noi che siamo morti, morti nei falli. E cosa fa? Ci soffia, ci ha vivificati con Cristo, è ritornato e ha risoffiato per avere comunione con Lui. Perché quella precedentemente, a causa del peccato, si era spento, ha soffiato. E ha soffiato attraverso che cosa? Offrendoci la grazia. La grazia, è qualcosa che non meritavamo, l'ha voluto fare lui. Come quando ci ha creato e non abbiamo deciso niente, né come ci dovevamo chiamare, siamo arrivati così? Quando egli è arrivato il momento che ci siamo. Aperti è arrivato il messaggio della parola, e gli ha investito un'altra volta e ha ricominciato. Non ha guardato, Dio deve fare quando deve fare. Non guarda, investe e basta. Dice: Questo e può venire fuori qualcosa di speciale. Voglio investire su questa persona. Voglio investire stamattina. Vuole investire su di te. Guardiamo al verso 6: che cosa, che cosa è successo quando. Lui è entrato in azione. Quando è entrato in azione dice, ci ha risuscitati con lui. Con lui ci ha fatti sedere nei cieli, nei luoghi celesti, in Cristo. Ha fatto tre cose in questo verso. Ci ha trasportati come quando è risuscitato Gesù Cristo ci ha fatti salire, cioè siamo ascesi, siamo saliti, va, diciamo, diciamo in modo che si comprende bene, siamo saliti nel cielo spiritualmente parlando e ci siamo seduti vicino a Gesù Cristo che è alla destra di Dio, una posizione eccellente, vicino a lui, vedete, ci ha risuscitato ci ha fatto risorgere, ci ha trasferito nei luoghi celesti, vicino a Cristo che siede alla destra di Dio. Non è poco quello che ha fatto. Ha voluto investire così, ha voluto spendere. Però Dio giusto adesso ci spiega perché ha dovuto fare questo. Insieme a Lui che è alla destra di Dio, cioè alla posizione del potere. Noi abbiamo potere da Dio. Egli ci ha dato il potere contro le forze dell'avversario, contro i demoni, contro gli spiriti immondi, contro Satana, contro le forze che sono contrarie a Dio. E ci, ci manda col suo potere ad annunciare l'Evangelo della grazia. Guardiamo nel verso 7. Ha fatto tutto questo perché? Perché, ho detto prima, quando dice ma Dio ed è partito tutto nuovo, Dio lo ha fatto tutto questo per fare che cosa? Per mostrare nelle età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia. Come dire, come dall'uomo. Da un po' di terra ne ho tirato fuori l'uomo e come da questo mondo senza forme e senza, senza niente ne ho tirato fuori questa creazione, adesso mi metto ad operare sulle persone per riportarle in un modo che possano continuare il cammino nell'eternità insieme con me. Per mostrare nelle età avvenire. L'immensa ricchezza della sua grazia. Dio, che è ricco in misericordia, dimostra il, la sua ricchezza dandoci la grazia, come dire, pago io perché io sono ricco, io pago, pago io per te, tu non devi pagare. Nella benignità che Egli ha avuta per noi l'ha manifestata in. Cristo Gesù, per mezzo di Cristo Gesù ha fatto questo, cioè ha mandato il suo figlio, è diventato uomo, è venuto qua e ha detto, vedi adesso ti faccio io questo trasferimento, benedetto sia il Signore. Nel tempo a venire, per far comprendere che il meglio sta davanti a noi che camminiamo con il Signore. Guardiamo nel verso 8 cosa dice. Tutto questo lo ha fatto per grazia. Tutto questo lo ha fatto non perché io e te meritavamo qualche cosa. Non ci possiamo vantare di nulla, di niente. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, cioè è un investimento che ha fatto un ricco in misericordia ha investito su te è su me voi non, non potete comprare niente non avevo, no, io faccio tutto io mediante, e ci viene data mediante la fede cioè nel credere che Dio mandato Gesù Cristo è venuto per fare proprio questa opera e ciò non viene da voi cioè non siete stati voi capaci, Gesù, infatti, ha detto in un passaggio: Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate molto frutto, in parole diverse, è il dono di Dio, è un regalo che Dio ci ha fatto. Te, ti voglio regalare questo, ti voglio regalare la vita eterna. Ma Signore aiutaci. E guardiamo come è, com è ben spiegato questo fatto. Per grazia, senza meriti, la grazia ha una forza che libera. Perché ha una forza? Quando un giudice dichiara la grazia, ha la forza di aprire il carcere e di tirare fuori le persone. Quando il giudice pronuncia la grazia... Tutti quelli che sono nella prigione devono cercare le chiavi per andare a aprire la cella del carcerato che noi eravamo carcerati, eravamo dentro, mediante la fede. La fede che cos'è? Che quando vediamo venire la persona che ci apre la porta e dice sei libero, noi dobbiamo seguirlo. Perché? Se restiamo nella cella non abbiamo creduto che ci vuole portare fuori. Possiamo anche dire no, ma io devo stare in cella perché merito la cella, ma questo è il dono di Dio che ha mandato Gesù con la chiave per aprire gratuitamente ed essere liberi. Benedetto sia il Signore. Guardiamo che dice la scrittura, è un favore. Eh, questo, questa forza che tiene, perché la parola grazia è un verbo, è un nome, ha una forza di liberare le persone. Guardiamo in Giovanni capitolo 1, verso 16, cosa dice: Infatti, è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto grazia, sopra grazia, qua la pienezza di chi. La pienezza dell'opera che è venuto a fare Gesù, qui parla di Gesù, che è venuto per portare il messaggio della grazia. Oh, ma c'è la legge. E la legge chi va a compensare? La legge condanna. Mosè ha dato la legge, ma la legge mi condanna, come faccio ad essere graziato? Guardiamo al verso 17, che cosa dice? La legge sì, c'è, è stata data per mezzo di Mosè, ma lui è venuto e ha detto, io, Gesù ha detto, io adempio la legge, faccio io che vuole la legge, ci parlo io, perché la legge dice che tu devi morire, io parlo con la legge e gli dico, io muoio per lui e lui deve uscire. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Sono venute tutte e due, la legge. E la legge dice tu devi stare dentro perché è sbagliato. La legge non perdona. La legge dice tu devi stare lì tutta la vita in quella gabbia. Gesù dice no, no, io pago per lui. La grazia e la verità. Sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. E allora noi dobbiamo seguire colui che con la chiave ha aperto la cella e ci porta fuori. Perciò dobbiamo credere, ci porta fuori. Perché Dio che cosa vuole fare attraverso questo modo suo di fare? Benedetto sia il Signore. La legge è stata regolata da Gesù. Ha detto io muoio per te e tu adesso sei libero, esci fuori, vai, io ti, ti, ti apro la porta, tu vai fuori, perché Dio vuole mostrare che lui ha il potere di operare e che in mano a lui sta la grazia e la legge che non si devono cozzare. L'una deve restare come legge, l'altra deve restare come grazia. Però la scelta è in mano a chi? È? La scelta è in mano a me e te. Vuoi restare nella gabbia o vuoi seguire colui che ha la chiave che ti porta fuori? Gesù ha la chiave, abbiamo visto qua. Ma perché Dio ha voluto fare questo? Perché Dio vuole rinnovare l'essere umano. Guardiamo nel verso 10 che cosa dice? Verso 10 del capitolo 2 di Efesini. Perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù. Ah, non siamo più creati dalla terra, ma c'è un pezzo di Gesù, il Figlio di Dio, che per lo Spirito Santo... Agisce nella nostra vita, ci trasforma e quelle opere che non potevamo fare prima perché non avevamo la forza e non lo potevamo fare perché eravamo morti nei falli e nei peccati, egli ci ha risuscitato, ci ha fatto salire, eh? ci ha messo vicino a lui con il potere ed amministriamo il suo potere per fare che cosa? Per compiere opere buone opere non per salvarci ma perché siamo salvati e li dobbiamo fare noi le opere Signore aiutaci ci sono dei servizi in casa tua che non li possono fare gli altri li devi fare tu il giardino lo può fare un altro tante altre cose ma ci sono alcune cose che sono private li devi fare tu noi siamo chiamati da Dio non per fare le opere che possono fare gli altri e perderci nelle cose naturali. Dio ci ha chiamato per le cose spirituali e ha messo davanti a noi delle opere da compiere, fare la volontà del Signore, annunciare l'Evangelo, portare la salvezza, conquistare sulla base della grazia data dal Signore perché Gesù è venuto per tutto il mondo ma noi dobbiamo portare il messaggio queste sono le opere che noi dobbiamo compiere i quali Dio le ha preparate prima e noi li mettiamo in pratica e noi li pratichiamo perché chiediamo a Lui che devo fare predica l'Evangelo porta l'Evangelo Aiuta le persone a comprendere che io sono venuto per aprire la porta, a liberare i prigionieri. È dichiarato nella parola del Signore, il profeta Isaia già lo dice prima, egli è venuto per liberare i prigionieri, prigionieri dal peccato, prigionieri che siamo stati sotto la schiavitù. Il Signore che cosa ci dice? Ha cambiato tutto e ci ha affidato dei compiti diversi insieme con lui, perché lui ha fatto questa opera, ci ha risuscitati, ci ha portati nel cielo, il nostro cuore nel cielo. Siamo qui, ma le regole che applichiamo nella nostra vita sono, sono spirituali e li seguiamo e ci ha dato il potere che attraverso la predicazione del Vangelo, il potere del regno di Dio si manifesta come? L'Evangelo è la potenza di Dio che mentre viene annunciato salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo, porta salvezza, segni, prodigi, miracoli, accompagnano perché il potere divino segue la parola, questo mandato abbiamo dal Signore. Ebbene, io mi voglio fermare questa mattina perché abbiamo il fratello Frank che ci canterà un canto. E poi chiudiamo con la preghiera, eh? Va bene. Vieni, fratello Franco, vieni. Benedetto sia il Signore. Piacere. Vai, vai tranquillo. Grazie. <ride> Friend, we have in Jesus all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often form. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged it will take it to the lord in prayer. can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? jesus knows our every weakness. take it to the lord in prayer. savior still on refuge it will take it to the lord in prayer do thy friends despise forsake thee take it to the lord in prayer Us what a friend we have in Jesus Take it to the Lord in prayer Amen The title of the song Il titolo del, del cantico è what a friend we have in Quale Jesus. Amico in Cristo this is a very simple song. È una, è un canto. In fact, it's a song that many people sing to the children. È un canto che molti insegnano ai loro bambini. But it's a very important message in Ma the song. Because God has called us through Jesus for a friendship. Perché Dio ci ha mandato Gesù Cristo per avere un'amicizia stretta con Lui. This is not a Questo non vuol dire, non è un'altra religione. I love words. A me piace studiare le parole. And the word religion, La parola religione, if you look at it in its sense, se tu la guardi nel senso puro della parola, it says that religion. Man's to get to God. Dice che la religione è una parola che serve all'uomo per cercare di cercare trovare Dio. Ogni religione in the world. Ogni religione nel mondo fa questo lavoro. Dice che Dice che se tu fai qualcosa, you can get to God. allora tu puoi raggiungere Dio la cristianità, il cristianesimo non è così non c'è nessuna cosa che tu puoi fare per salvarti per questo Dio ha mandato il suo figlio a noi e ha fatto lui quello che dovevamo fare noi perché noi non possiamo fare niente per arrivare a Dio. Non ci sono cose buone nella nostra vita che glieli possiamo presentare e diciamo guarda cosa ho fatto. Allora, che possiamo fare? Quale, quale metodo possiamo usare per raggiungere Dio? You you Quante cose pensi di dover fare prima che tu raggiungi la giustizia divina? Listen, Ascolta: non c'è nessuna cosa che tu puoi fare, per God ha fatto il per questo Dio ha fatto la via, ha preparato lui la via Jesus attraverso Gesù Cristo. This song is very mm. Questa, questo canto è molto importante. It says that Jesus is that Dice che Gesù è questo amico. E And lui andò alla croce to take all our sin. per portare tutti i nostri peccati. And all the Tutte quelle cose che per noi sono difficili e diventano dure per poterlo fare, And it says in the song dice nella, nel canto that such a che è un privilegio that God gives us che Dio ci ha dato. To bring Our to him. di prendere tutte le cose, non quelle buone, ma quelle cattive, e portarle a lui. It says in the song, Dice nella, nel canto, la pace che noi abbiamo bisogno nella nostra mente e nel nostro cuore, is never met. Non, non la raggiungiamo mai da noi. Why? Perché? Perché non la portiamo a Dio. La possiamo raggiungere quando noi portiamo ogni cosa al Signore. If we bring our to God, Se noi ci andiamo a Lui e li portiamo a Lui in preghiera, God's word says God is la parola del Signore dice che Dio è fedele per aiutarci nelle necessità della nostra vita. Per aiutarci nei momenti de, di bisogno nella nostra vita. It goes on in the song to say, e c'è un'altra un parte nella, nel canto che dice: Ci sono tentazioni, ci sono problemi. Is there ci sono dei fastidi che ti, oppre, to, ti opprimono ogni volta. We know in this world. Noi sappiamo in questo mondo che There are many problems. Ci sono tanti problemi. There are many temptations. Ci sono molte tentazioni. But it says in this song? Ma in questo canto dice In Jesus we have a faithful friend. In Gesù abbiamo un amico vero, un amico fedele. I love what it says now in the song. io a me piace quello che dice in questo canto. It says that Jesus knows all our weakness. Dice che Gesù conosce tutte le nostre debolezze. Ognuno di noi ha le sue proprie debolezze nella sua vita. God, no e a parte dall'essere in Dio non abbiamo un'altra possibilità per poterci salvare. God Ma Dio dice che Dio ha la forza che Dio ha la forza ha il potere And he has the heart e lui ha il cuore per poterci aiutare That's a questo, è, questo vuol dire amico c'è una piccola storia non è una storia vera però aiuta a spiegare una verità un andando strada un uomo stava camminando lungo la strada. E cadde in un grande buco. He get out. Non poteva uscire fuori. He kept on yelling, help, help. Cominciò a gridare dal buco: aiuto, aiuto. A came un predicatore si trovò a passare. He said, I'll help you. Gli disse: ti voglio aiutare, non ti preoccupare. Il pastore ha scritto un messaggio il pastore scrisse un messaggio e glielo buttò giù e se ne andò ma quello che era nel buco il, il biglietto non gli fece nessun bene person un'altra persona si trovò a passare he was a era un dottore l'uomo che era nel pozzo nel buco diceva aiuto aiuto And The says, I want to help you. Il dottore gli disse, ti voglio aiutare, non ti preoccupare. He wrote a gli fece una ricetta. And he threw it in the home. e gliela buttò giù. And he away. E se ne andò. No help. Non, non, li, non lo aiutarono. A came by. Un, un amico si trovò a passare di là and the man yelled, help, help. E l'uomo si mise a gridare, aiuto, aiuto. And his friend says, I will help you oh aspetta che ti voglio aiutare in e allora l'amico scese giù nel buco dove era lui says, you you e disse quello che c'era già sotto tu sei sceso fino qua per aiutare me. me e tu sei insieme con me qua come fai adesso per aiutarmi in e stiamo tutti e due adesso nel, nel buco No, l'amico gli disse "No, amico mio." I have been in this hold before, io sono caduto in questo buco prima di te. And I know how to get out. E io so come bisogna uscire fuori. That's a questo è l'amico. Questo è l'amico che abbiamo in Gesù, che egli è stato dove siamo noi. He knows all our Lui conosce tutti i tuoi problemi. e goes on to say, e, e dice in questo canto: Do you have in your life who you? Tu hai dei, degli amici che ti lasciano, che ti hanno lasciato. Hai amici, hai persone nella tua vita che sono gelose di te. Of us have had in our life Tutti abbiamo avuto delle persone che sono stati così gelosi, us like this. che ci hanno tritato e hanno usato poca benevolenza verso di noi. But God says, I'm your Ma Dio ti dice stamattina, io sono tuo amico and I will teach you. e io ti insegno, I will teach you to forgive, ti voglio insegnare come perdonare, so you can grow in God. così tu puoi crescere in Dio, in me. It ends the song by saying e la, il canto così. That Jesus will bring us to himself. Ges, dice that sue himself. His arms will surround us. Le sue ci and in Jesus we can find a safe place. E in lui troviamo un posto sicuro. I spoke in one Of the worst in America, Io ho parlato un giorno nella, in una delle peggiori prigioni della, in America. The guards Ci we è stato detto che quando entravamo in quella prigione non dovevamo dare neppure la mano ai carcerati. And I was thinking we've come to serve these people io ho pensato ma noi siamo venuti per essere di aiuto a queste persone come possiamo non dare la mano e non potevamo neppure dargli la mano song, io allora ho cantato questo canto people, e ho ricordato a quelli che erano là dentro of the word of God, della parola del Signore that says, che dice God's hand la mano di Dio non è corta non è troppo corta per raggiungerti, ma la mano di Dio può arrivare e toccare te Today, oggi, adesso. Mentre noi preghiamo che tu sei, vieni incoraggiato mentre vieni incoraggiato la sua mano ti tocca.

vuole esserti di aiuto in questo momento We have a friend. Noi abbiamo, tu hai un amico in, Jesus. in Gesù Cristo Amen. rivolgiamoci a lui We pray. preghiamo lui metti la tua mano verso la televisione e dì signore io mi metto insieme con i fratelli perché voglio presentarti i miei bisogni signore Dio onnipotente tu, tu vedi quanti stendono la mano verso di te Insieme con noi, non verso di noi perché noi non possiamo fare nulla, ma noi ci mettiamo insieme perché la tua parola dice che se due si accordano, io rispondo: Signore, noi ci accordiamo. Con il fratello, con la sorella che in questo momento sta pregando, ed invoca il tuo nome, il tuo potere, e chiede che la tua mano si abbassi su di Lui, su di lei, perché possa tirarlo fuori dalla situazione che sta vivendo in questo momento. Nel nome potente di Gesù Cristo. Vieni fuori perché Gesù si è abbassato fino nel buco dove tu sei. Per esserti di aiuto in questo momento ad uscirne fuori, egli è vicino a te. Ti sta aiutando, dagli la tua mano, rivolgiti a Lui con tutto il cuore ed Egli ti dà la risposta. Amen. Amen. Il Signore ti benedica e continua a perseverare nel cercare il Signore. Ti, dare, ti vogliamo dare quattro eh, cose importanti che tu possa fare. Le quattro regole importanti che se tu li metti in moto funzionano. La prima è leggi la parola del Signore ogni giorno. Michele vuoi mettere le regole? Ogni giorno leggi la parola di Dio, prega il Signore Gesù anche più volte al giorno. Parla di questa tua scelta con coloro che ti sono vicini, perché molte volte il Signore usa le persone vicino a Te per esserti di aiuto. Segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita perché sono insegnamenti che vengono fuori dalla parola del Signore e che Dio ti vuole aiutare. Nella parola del Signore c'è il potere divino che ti è di aiuto nei momenti che tu hai bisogno. Dio ti benedica, grazie per essere stato con noi. Ti voglio ricordare che se hai bisogno della parola del Signore... Ci puoi chiedere il Nuovo Testamento che te lo mandiamo gratuitamente o l'Evangelo di Giovanni e se sei uno che ti piace seminare la parola di Dio, i pacchi dei Nuovi Testamenti sono da 40, costano 1 euro l'uno, 40 euro e i pacchi del Vangelo di Giovanni sono da 200, costano 20 centesimi l'uno. Così puoi seminare la parola dovunque ti muovi, prendi il telefono, ordinali subito. E semina la parola perché nella parola di Dio c'è il potere di Dio per salvare e per operare in favore di quanti abbiamo bisogno del Signore. Dio ti benedica. Ti voglio ricordare che questa sera alle sette e mezza, alle 19.30 abbiamo la preghiera insieme. Comincia a preparare i tuoi bisogni, portiamoli al Signore perché Lui è pronto a rispondere. E alle 20.30 abbiamo il culto di adorazione ed insieme onoriamo Dio e lo cerchiamo con tutto il cuore, cantiamo le sue lodi, lo benediciamo, lo adoriamo, lo ringraziamo ed Egli, sai che ti può parlare? Egli molte volte prende la sua parola e ti parla in un modo vero, forte, tu senti che è Lui che ti parla, perché Egli parla e quando noi ascoltiamo e mettiamo in pratica quel che ci dice, Vediamo la, il suo potere che entra in azione nella nostra vita e man mano ci tira fuori dalla situazione che stiamo vivendo. Pace, Dio ti benedica e continua a pregare per noi. Sostienici con la preghiera perché noi preghiamo ogni giorno per te, perché lo Spirito Santo possa operare nella tua vita. Pace, Dio ti benedica. A questa sera.